duole constatare che accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Chiara e partecipo a questa iniziativa di lettura collettiva del messaggio del Papa cercando di portare la voce di Mani Tese, l'associazione di cui sono volontaria e con cui lavoro occupandomi di volontariato e servizio civile universale. Mani Tese è un'organizzazione non governativa di cooperazione internazionale che esiste da più di 50 anni. In Africa, in Asia e in America Latina realizziamo progetti per costruire insieme alle comunità locali un'economia autonoma e sostenibile, e in Italia promuoviamo iniziative perché tutti i cittadini possano arricchire le loro informazioni e avere più strumenti per agire e far fronte alle sfide dei nostri tempi. Mi piace pensare a Mani Tese come a parte di un movimento popolare globale nato per cambiare il mondo attraverso le piccole scelte di ciascuno di noi. Il messaggio del Papa per la 54esima giornata mondiale della pace è un messaggio potente. Il brano che ho letto con voi mi suggerisce questa riflessione. Il nostro è un mondo in guerra, perché solo una piccola minoranza, il 20% dell'umanità, ha accesso ai diritti fondamentali riconosciuti all'essere umano: l'accesso al cibo, alla casa, al lavoro, alla scuola, alla libertà, all'uguaglianza, alla pace. Dove c'è disuguaglianza non può esserci pace. Quando immense risorse continuano ad essere investite in armi e in strumenti di morte, non ci può essere pace. Quando gli interessi economici e commerciali vengono prima dei diritti delle persone, se donne, uomini, bambini condannati in una vita di miseria, di fuga e di schiavitù sono considerati semplicemente l'effetto secondario e marginale rispetto alle ricchezze e alla sicurezza che ci vengono garantite, non ci può essere pace. Se non ci può essere pace senza giustizia, beh, non ci può essere pace per nessuno. Ecco, forse imbocchiamo davvero la strada della pace quando riconosciamo che la nostra dimensione naturale è quella plurale. Quando accettiamo il fatto che apparteniamo a un mondo solo e a una comunità sola, e l'esperienza della pandemia che ci ha travolto quest'anno ce l'ha dimostrato chiaramente. Su questa strada Mani Tese ha sempre cercato di camminare. Non c'è solidarietà, non c'è sviluppo, non c'è pace se questo impegno non riguarda tutti, se non rende tutti preziosi per il contributo che possono dare. Tutti possono fare propria la cultura della cura, dice il Papa. Solo così, solo sentendo su di noi il peso intollerabile dell'ingiustizia del mondo, sarà possibile costruire la pace. Certo, l'uguaglianza, il dialogo fra i popoli, la pace richiedono scelte politiche ed economiche di giustizia, ma per la pace ci vogliono anche i cittadini. A smascherare una mentalità purtroppo comune che pensa di poter nutrire la pace con la sfiducia e la paura, che costruisce muri e che si affida a false sicurezze basate sull'esclusione e sull'emarginazione di persone e di popoli. La cultura dell'accoglienza e del rispetto, la cultura della cura è per tutti, non c'è buonismo in questo, non è un compito per pochi eletti. È invece la bussola migliore, dice il Papa, che possiamo tenere in tasca per vedere e rendere possibile il futuro dell'umanità e del pianeta, che è anche il nostro futuro. Grazie. Noi di Mani Tese vi auguriamo un anno gioioso, dove in modo coraggioso e controcorrente possiamo tutti prenderci cura della pace.